Ciao amici e ben ritrovati a un nuovo video del canale. Oggi siamo a Pedavena e più precisamente al Passo Croce Daune e dobbiamo raggiungere il rifugio dal Piazza. Rifugio che oggi sarà eccezionalmente aperto, abbiamo i ramponcini dietro perché ci saranno alcuni punti ghiacciati per cui è meglio essere equipaggiati e dai che iniziamo a camminare. Com'è camminare sulla neve fresca? Faticoso, direi. Faticoso, ma divertente. Dai. Finché non cadi. Finché non cadi è divertente. Cavolo, se tira sto pezzo. E Caterina, al solito, mi ha già distanziato. Brava Caterina. Qua c'è un breve tratto nel bosco che d'estate, in primavera, è veramente spettacolare. Perché guardate, ci sono tutti gli alberi che fanno in fila un effetto ad arco. E ad arrivarci è veramente bellissimo passarci sotto. Fantastico il furgoncino che non so come abbiano fatto ad arrivare fin qua su sta stradina impervia innevata. Penso sia il furgoncino dei gestori del rifugio. In un paio di orette abbiamo finito il sentiero nel bosco, salita un po' faticosa ma senza mai eccessivi strappi. L'unica cosa d'inverno è un attimo da stare attenti sui pezzi dove la neve si ghiaccia. Adesso ci manca l'ultimo pezzo di mulattiera che ci porta fino al rifugio. Rifugio che tra l'altro si vede già in lontananza. Sembra vicino, però vi assicuro che non lo è, mancherà un'altra oretta per arrivarci. Arrivati in tre orette al rifugio dal Piazza, ramponcini assolutamente fondamentali nell'ultimo pezzo sulla mulattiera perché c'era qualche accumulo di neve che chiaramente si era ghiacciato durante la notte, per cui senza qualcosa o ramponi o ramponcini che ti faccia un po' di grip sul piede procedere è praticamente impossibile. Adesso ci facciamo una bella pausa pranzo qua in rifugio con veramente un'ottima vista su tutta la vallata innevata e poi torniamo indietro sempre per il sentiero 801 per ritornare nuovamente al parcheggio dell'andata. Dovremmo essere quasi arrivati alla macchina, mancherà una mezz'oretta e siamo nuovamente nell'ultima parte di bosco che quasi al tramonto ha una luce veramente incredibile, molto molto bella. L'unico aspetto negativo magari delle escursioni invernali è che bisogna essere sempre un po' celeri o comunque calcolarsi bene i tempi per non rischiare di ritrovarsi poi nel bosco alla fine nel buio più totale. Però noi abbiamo comunque la pila frontale per ogni evenienza, non si sa mai. Vabbè, aspettiamo l'autobus. Sì, si sappia che io questa battuta non la approvo per niente, la trovo di una foracciata incredibile. Che falso, era una tua idea. Siamo ritornati al parcheggio di Passo Croce Daune e abbiamo concluso questo bel giro verso il rifugio dal Piazza.
per tornare indietro dal rifugio, anziché seguire sempre la mulattiera, abbiamo preso una scorciatoia che tagliava un bel pezzo ed effettivamente meritava, perché ci ha risparmiato un bel po' di salite su alcune valanghe un po' insidiose. L'escursione è molto carina, magari non troppo panoramica, soprattutto nella parte iniziale nel bosco, però poi verso la fine, arrivando in rifugio, si apre una gran bella vista sia sulle vette feltrine che su tutta la vallata. Per questa escursione vale il consiglio che ho già fatto nel video precedente al rifugio Chiggiato, per cui se lo fate d'inverno informatevi sempre con i gestori del rifugio sulla percorribilità del sentiero e se servono ramponi o ramponcini, perché ragazzi vi assicuro, trovarsi bloccati su una lastra di ghiaccio non è per niente una cosa simpatica, anzi. Con questo è tutto, vi ricordo come sempre che in descrizione trovate i link o comunque tutte le info utili e noi ci salutiamo alla settimana prossima a una nuova camminata. Ciao! We tore a prison down in the ocean. We made